Siamo qui con coach Armando Russo. Il punteggio dice 7-2-8-5. Raccontaci la tua partita. Beh, il punteggio dice che abbiamo perso. Io sono andato nello spogliatoio a fine primo tempo dicendo ai miei, che hanno delle facce probabilmente attirate dal fatto di non essere forse troppo abituati ad andare sotto, che la partita si poteva vincere e che la partita la potevamo giocare molto meglio di come la stavamo giocando. E nonostante non la stessimo giocando secondo quello che avevamo preparato, eravamo lì a giocarcela. Il punteggio dice Castrovillari, io faccio i complimenti a Castrovillari, a coach Silella in primis, e a tutti i ragazzi loro che sono venuti qua convinti, facendo il loro piano partita. Sicuramente hanno avuto delle buone percentuali, probabilmente anche l'aspetto fisico in questo momento ci ha un po' penalizzato più sotto canestro. Non siamo riusciti a correre per come volevamo, e il punteggio noi dobbiamo accettarlo e cominciare a lavorare un'altra volta da lunedì su questa cosa. La prossima sarà contro Pianopoli. Bene, ci aspetta un finale di campionato abbastanza bello. Io dico bello perché a me giocare le partite vere mi piace, e che ci fa e ci far capire a che punto siamo della nostra maturazione e del nostro diciamo traguardo annuale, che non stiamo qui a dire, ma è plateale davanti a tutti, quello di giocarsi queste partite qua a Pellaro con tanta gente, con i ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco, con i pianti di qualcuno, con la voglia di giocare anche con il sangue sulla faccia di qualcun altro. Queste sono le nostre aspettative, le stiamo mantenendo tutte quante. Certo, noi vogliamo vincere qualche partita ancora, questo è sicuro.